Un po' meno allineati e molto più scoperti, questi giovani artisti francesi hanno organizzato un happening. L'ingresso è libero. Chiunque può partecipare, sempre che lo voglia, a questa orgia intellettuale, in cui tutti hanno diritto di esprimere le proprie idee. È questa in fondo la caratteristica principale dell'happening, un movimento culturale di protesta che, nato in America qualche tempo fa, ha trovato in Europa le terre vergini da colonizzare. Sono giovani disorientati e incapaci di uscire dal labirinto di una civiltà caotica. Al sicuro di bruciarsi le ali, perché di ali nessuno li ha mai forniti, si rifugiano dietro un astruso simbolismo. Ma nei loro atteggiamenti, troppo coreografici per essere istintivi, c'è la confessata impossibilità di aggrapparsi a qualcosa che non sia falso ed effimero. Nel pentolone dell'happening c'è posto per tutto, per l'arte, per la cultura, per il sesso, per la politica. Amalgamate da un pizzico di follia e da una spruzzatina di angoscia, le varie componenti non si distinguono più l'una dall'altra. Una cosa però è certa, i volontari di questa legione straniera dei sentimenti hanno tutti qualcosa da esprimere. Forse l'happening morirà il giorno stesso in cui questi giovani non avranno più nulla da dire, o il giorno in cui avranno finalmente qualcosa da fare. Attention! In questa fornita succursale dei cenacoli letterari francesi si agitano i primi fermenti artistici della cultura di domani, gli scrittori, i poeti e i pittori della nuova ondata. Manifestazioni come l'Happening sono da qualche tempo il prezzo che la cultura europea paga in silenzio per assicurare al proprio provato organismo le necessarie vitamine.